Questo capovolgimento di significato è la base per il consenso e quindi per il potere dittatoriale della borghesia che, grazie al dominio totale e totalitario dei mezzi di informazione, ci convince ad abbracciare i suoi antidemocratici ideali nichilisti, edonisti, individualisti, veicolo per discretizzare e atomizzare, sterilizzandola, la società tutta. Ciò agisce come base di appoggio fondamentale per instaurare un definitivo ordine mondiale basato sulla supremazia dei pochissimi sui tantissimi. Ci persuadono in modo non martellante ad appoggiare guerre ingiuste, rivolte fasciste come accaduto in Ucraina o pilotate come sta avvenendo in Siria e accettare governi reazionari come quello Renzi BCE, e in modo più articolato e sottile facendoci illudere di avere libera scelta, mentre invece veniamo soggiogati culturalmente dal pensiero unico capitalista. Come scrisse Karl Marx, le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti. Ormai l'informazione principale ha perso coscientemente e capziosamente contatto con la realtà, che viene continuamente distorta, asservita, ridicolizzata a favore della storia che si vuole narrare di volta in volta. La deformazione e la spettacolarizzazione della realtà inscenata dai mass media e in particolare dalla televisione ha finito col cambiare e sostituire la realtà stessa, sia essa la realtà politica o la vita di tutti i giorni. Metafore, cliché, eufemismi, iperbole, menzogne, alla fine dei conti, sono figure retoriche più che abusate nei media contemporanei, tanto che la persona comune, bombardata da una quantità sempre maggiore di disinformazione, si sofferma sempre meno a riflettere, non ha il tempo fisico, introiettando e metabolizzando meccanicamente le informazioni insinuate, volutamente stringate dal titolo sensazionale che si piccano in testa in modo subito e alla lunga creano danni irreparabili alle capacità oggettive di discernimento della realtà. In quest'ultimo mese c'è stata una campagna di attacco vergognosamente ideologica sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Si tenta di far passare un diritto sacrosanto dei lavoratori, che diritti ne hanno sempre meno, compreso quello fondamentale di lavorare, a non essere licenziati senza giusta causa e quant'altro ne segue, per un privilegio anacronistico che creerebbe difformità di trattamento tra i lavoratori, che questo diritto non ce l'hanno, impedirebbe, a dir loro, ad altri di poter lavorare, chiamando in causa un conflitto generazionale forzato e fasullo, diventato uno stucchevole refrain negli ultimi anni, che ha del vergognoso e del terrorista, questo sì. Questo discorso andrebbe stigmatizzato e rigettato per quello che è, un indecente ribaltamento della realtà, da respingere senza se e senza ma. Oggi siamo invece più che mai abbindolati e plagiati dai media che riescono addirittura a convincerci ad andare contro i nostri interessi reali. Ad esempio il mantra di questi giorni di discussione è il famigerato Jobs Act, è riallineamento dei salari alla produttività. In questo mondo, dominato da un linguaggio mediatico studiato a tavolino e servito ai potenti, le parole escono pulite e pettinate dalla bocca e ti entrano infingardamente giù per il deretano. Anche se la crisi incalza e la produttività non aumenta, non è detto che i profitti diminuiscano. In più di 7 anni di crisi tra USA e Unione Europea, il reddito da lavoro dell'80% più povero è aumentato di uno striminzito 0,5-0,6%. Mentre quello del 20% più ricco è aumentato del 60-70%. La ricchezza c'è, il punto vero è che non si vuole mettere in discussione. Da comunisti dobbiamo rispondere piuttosto: riallineamento dei salari sì, ma i profitti. Tutto questo sta avvenendo sotto i nostri occhi in modo eclatante, non facciamo difficoltà a rendercene conto anche a causa della continuità e questo stato di cose di tutti i partiti o movimenti seduti in Parlamento e dei sindacati. Guardando la politica nostrana, il Movimento 5 Stelle non è altro che una pentola a pressione dentro la quale vengono stemperati i bollori sociali in un'inconcludente opposizione. Se l'ha appiattito sul PD, PD che indecorosamente governa con la destra Alfano e in un patto di desistenza imperiale in ottica anticostituzionale e presidenzialista con l'impresentabile Berlusconi. Il sindacato CGL CISL e UIL, d'altro canto, è sempre più scedevole ai ricatti padronali. La Camus in pochi giorni si è subito pronata alla tracotanza del governo in carica, aprendo un'eventuale contrattazione sul numero di anni durante i quali i lavoratori non potranno essere difesi dall'articolo 18. Se un sindacato non difende i diritti, ormai labili ed esigui dei lavoratori, perde inevitabilmente di scopo e utilità, tranne che per se stesso. Oggi questi sindacati sono completamente svincolati dai lavoratori, l'unica cosa che difendono sono i loro interessi come burocrazia.
o si elimina tutto questo mandando a casa questi sindacalisti burocrati, riappropriandoci delle piazze come lavoratori insieme ai precari, studenti, disoccupati di ogni età e colore, uniti e organizzati in classe contro questo sistema, o sarà dura far vincere ogni istanza sociale. Dobbiamo spezzare le catene dell'assoggettamento culturale e psicologico, oltre che di quello materiale, ricominciare a pensare con la nostra testa nell'ottica della lotta di classe, perché vivere non può essere assolutamente lavorare e consumare a condizioni sempre peggiori. Vorrei terminare con una frase che in questi giorni mi ha impressionato, di Sandro Pertini, che comunque non è stato un comunista, però comunque è un partigiano e un ottimo socialista, possiamo dire, almeno della vecchia scuola. Mi dica in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli ed educarli? Questo non è un uomo libero, sarà libero di bestemmiare, di impiegare, ma questa non è libertà. La libertà senza giustizia sociale è una conquista vana. Però pensavo, insomma, fosse importante anche che, nell'ottica del lavoro della sezione. Adesso vi lascio ai compagni Andrea e Paolo. Il segretario Domenico Marino ha fatto un lavoro bellissimo, come al solito, con la sua acutezza di analisi e tutto, e la sua passione anche politica. Io vado a parlare del libro più. Anche se lui ha detto molto, ha riassunto il libro in moltissime sue parti, voglio partire da perché ci siamo messi a scrivere questo libro, sulla spinta appunto dell'editrice Carmignani, e il libro è nato da un bisogno, cioè da un bisogno di fare chiarezza e di mettere un discrimine tra tutto un parlare comune fatto di luoghi comuni costruiti dai, come diceva appunto proprio prima Domenico, costruiti dai mass media, poi rimacinati, ridigeriti, e di cui poi alla fine della storia escono fuori poche frasi, ma che non rispettano la contestualizzazione. Il lavoro che abbiamo voluto fare è stato proprio di ricontestualizzare tutta una serie di avvenimenti, partendo da quella che è stata la storia politica, la nostra storia politica, anche se diversa per età diverse. Io per esempio non ho fatto in tempo a iscrivermi al PC perché sono della generazione post-68, insomma ho vissuto l'onda lunga del 68, quindi il PC era per me già un'entità inserita in un sistema dei partiti che avevano bisogno di essere rinnovati. Vista ora, mi dico che era una colossale cantonata. Faccio questa autocritica rispetto ai 18 anni sono contenta di fare autocritica, mentre larga parte di quella che ora viene chiamata la sinistra non ha voluto fare autocritica e continua a lavorare su una serie di temi contro il PC, che sono una malattia infantile, insomma quella dell'estremismo, come diceva giustamente il nostro grande vecchio. Quando diciamo che nei confronti del PC ci sono due modi di criticare quella che è stata la nostra storia passata, di cui il Partito Comunista Italiano è un grande tassello molto importante di quella che è la storia italiana dal dopoguerra ai giorni nostri. Ci sono due modi di avanzare le critiche. Diciamo che c'è una critica da destra che grosso modo dice: beh, ma avete visto cos'è dove è stato realizzato il comunismo, avete visto che cos'è stato, avete visto che cos'è. E facilmente smentibile l'attacco dicendo che non è stato realizzato il comunismo, al limite da qualche parte il socialismo, ma
che quello che c'è stato in Italia è stata un'esperienza sicuramente di partito comunista molto avanzato, forse il più avanzato al mondo per i livelli di elaborazione politica raggiunti e per i livelli anche di conquiste nel sociale. L'altra parte invece, l'altro modo di criticare il PC viene da quella che è appunto la cosiddetta sinistra, molto spesso acomunista, come dicono, o se non apertamente anticomunista, e che lavora su questo gramlot di frasi, no? Su queste frasi ripetute, rimpastate e digerite, che sostanzialmente sono: ah, ma il PC non era un partito rivoluzionario, tant'è che voleva stare sotto l'ombrello della NATO. Ah, ma il PC ha detto che era finita la spinta rivoluzionaria della rivoluzione d'ottobre, la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre. Ah, ma poi l'ultima bestialità è che il PC, sì, la critica all'austerità, e poi il PC non stava dalla parte degli operai. No, queste sono le critiche, grosso modo. Fra tutte queste affermazioni, quella che ci ha più colpito e che ci ha fatto sobbalzare, per esempio, che abbiamo militato tutti e due, sia in Rifondazione che, anzi tutti e tre, sia in Rifondazione, siamo stati tra, come circolo, abbiamo partecipato alla stesura della mozione 3 di Rifondazione, quella che raccoglie la componente comunista all'interno di Rifondazione. E siamo poi passati, dopo, quando Rifondazione si è voluta presentare come rivoluzione civile con Ingroia, con un programma politico al cui interno non c'era nemmeno la parola capitalismo, si parlava di critica al liberismo così vago, cioè, usciti quindi come circolo, ci siamo avvicinati a quello che all'epoca si chiamava CSP e che ora, per riassumere, dico il Partito Comunista di Rizzo. Semplifico, lo chiamerò il Partito di Rizzo poi, perché il Partito Comunista forse non è un po' un buttare via il termine. La prima delle bestialità, insomma, che abbiamo sentito arrivare è quella che perché nel 1947, quando PC era all'interno del governo, viene sbattuto fuori da De Gasperi con una manovra, insomma, che fa cadere il governo, Togliatti non fa niente, e viene riportata la frase di Secchia: tra non fare niente e fare qualche cosa c'è una bella differenza. Perché non vengono portati gli operai in piazza? Perché non si fanno manifestazioni di piazza? Noi crediamo, proprio perché contestualizziamo gli avvenimenti, che in realtà ci sia stato un avvertimento molto forte che solo 12 giorni prima alla caduta del governo De Gasperi, perché il 1 maggio del 47 a Portella della Ginestra uccidono gli operatori, i lavoratori che erano lì a manifestare per il 1 maggio, con un gruppo molto oscuro che opera, sì, ufficialmente la banda Giuliano, poi sappiamo che dietro c'era la decima Hamas che addestrava terroristi israeliani che si stavano preparando alla nascita di Israele, addestrava anche gli Ustascia, gli jugoslavi, quindi questo coacervo reazionario spara sulla folla il 1 maggio del 47, il 13 maggio del 47 De Gasperi fa cadere il governo e i comunisti non sono più all'interno del governo. Ha sbagliato Togliatti a non andare in piazza, ha sbagliato. Io credo che la valutazione era del tempo. Credo che abbia avvertito quello che c'era in quel fatto successo appena due settimane prima e che quindi non abbia voluto esporre i lavoratori a rappresaglie forti in piazza. E poi mi aspetto. C'è una con noi. Ora sono le 6. No, ma con 10. No, ma un quarto alle 6 è normale che suoni, alle 5 e mezzo che faccio così male.
E poi poteva Togliatti per esempio immaginare che i comunisti sarebbero rimasti al di fuori del governo per 31 anni? Perché da quel 47 poi si arriva al 78, quando sono di nuovo in questa forma di appoggio esterno al governo Andreotti, e hanno praticamente l'appoggio esterno di PR, il voto in Parlamento di PRI, PC, PSI, PSD, PSD, e pur essendo con una formula non pienamente di governo, in quel 1978, che è l'anno fra l'altro in cui viene rapito, ucciso Moro, riescono a portare a casa la legge sull'ecocanone, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, lo Statuto dei Lavoratori, finalmente non è più un reato l'aborto, viene depenalizzato l'aborto, il divorzio, insomma un anno tragicissimo in cui non sono, diciamo, al governo tutti, cioè appunto questo tipo di governo di solidarietà nazionale, eppure riescono a raggiungere questi importanti obiettivi. Un altro per chiudere con le perle nere però che abbiamo riscontrato a sinistra, all'interno del documento congressuale del partito di Rizzo si afferma che nel 75 al 14° congresso del PC Berlinguer propone l'eliminazione del marxismo-leninismo dallo statuto del partito. Falsissimo, perché effettivamente scompare questo il termine, ma 5 anni dopo la morte di Berlinguer, cioè viene tolto nel 1989, nel 18° congresso, quando è già segretario Occhetto, che fra l'altro è stato nominato segretario con, ne parliamo nel libro, con un colpo di mano, perché Natta ha avuto un infarto, un piccolo insulto cardiaco prima di un comizio a Gubbio, e mentre è ancora ricoverato sente per radio che ha dato le dimissioni. Quindi con questo golpe Occhetto si afferma, dopo aver tolto il marxismo-leninismo a novembre, il 12 novembre, 3 giorni dopo la caduta del muro di Berlino, fa la famosa uscita alla Bolognina, e qui dice che appunto cambiamo Partito Comunista, svecchiamo, facciamo, cosiamo, eccetera. La decisione è talmente, come dire, lo dico ironicamente, azzeccata, che alle prime elezioni l'effetto è devastante, cioè nel 1993